Buon pomeriggio a tutti, oggi siamo ospiti di Valsangone Network qui a Villa Basse, in una splendida cornice che è la villa della proprietaria Piera Capello, che rappresenta un importante collegamento con la cultura, anche con la Valsangone, in quanto siamo vicini e confinante con Reano. Ma questo ritengo che sia anche un po' il tempio della cultura, perché qui sopra abbiamo anche una collezione strepitosa di dipinti del 1600 di un importante collezionista, Roberto Rubiola, che peraltro è anche collezionista di 110 opere legate alla Maddalena, uniche al mondo, quindi un collezionista unico al mondo. Quindi questo è per contestualizzare dove ci troviamo. E siamo qua in compagnia di Fabrizio Sandretto. Fabrizio Sandretto credo che ormai non abbia più bisogno di particolari presentazioni, perché è comunque un personaggio che ha un curriculum enorme. Io l'ho conosciuto, ho avuto modo di conoscerlo a Reano per una prima che abbiamo fatto nella nostra parrocchia di San Giorgio Martire, e poi successivamente come Valsangone, come assessore della cultura della Valsangone, avevo organizzato con gli altri comuni tra Sangano e Reano un piccolo concerto, una serie di appuntamenti, di concerti al buio, dove legavamo la musica classica di Fabrizio a quelli che potevano essere i beni culturali e importanti dei nostri comuni. Quello che vorrei sottolineare e oggi parlarvi è del personaggio Fabrizio Sandretto. Fabrizio Sandretto mi ha colpito, al di là della capacità indubbia nel saper interpretare i brani al pianoforte, nonostante che comunque abbia un problema legato alla vista, che sappiamo tutti che non è vedente dalla nascita, però quello che mi ha colpito è vedere un giovane, e di questo deve essere un esempio trainante per i nostri giovani, che ha seguito la sua passione, ha seguito quello che aveva dentro nel cuore, un po' come Piera piuttosto che Roberto. La passione nel suonare il pianoforte e quindi portarlo, nonostante questa difficoltà, ad arrivare a dei livelli veramente eccezionali e direi sempre più a carattere non solo più nazionale ma anche internazionale. Giusto per farvi una nota, avevamo organizzato e programmato un importante evento al Parlamento europeo al 25 di marzo, dove Fabrizio era uno tra gli ospiti più importanti e suonando appunto l'inno della gioia, e purtroppo per causa del Covid è stato tutto annullato. E con questo anche un appuntamento al Louvre di Parigi. Però questo è per dirvi che il livello di Fabrizio si sta elevando sempre di più, e quindi è una fortuna per noi nella Valsangone, anche qui a Villa Basse, avere questa amicizia, perché ormai siamo diventati anche amici di Fabrizio. E vorrei che il suo esempio, come altri esempi che abbiamo recentemente visto come Ivan Zanardi, personaggi che comunque hanno messo la passione al primo posto, una questione di vita. Quindi l'invito che faccio a tutti i nostri giovani è puntare sulla propria passione e su quella dare il massimo del risalto, e vedrete che i risultati ci saranno, perché comunque seguendo la propria passione si raggiungono le eccellenze dei risultati. Thank you.
Cari amici di Valsangona Network, quello che avete ascoltato oggi, sempre di Beethoven, dell'opera 13 numero 8, ossia la Patetica, avete ascoltato il secondo movimento in La bemolle maggiore, detto adagio cantabile, che in sé ha uno splendido lirismo.